Ancora buongiorno amici di Ant, voltiamo pagina dopo aver parlato di sanità, parliamo di calcio e con due carissimi amici, uno in particolare abbiamo salutato domenica in ritorno dalla Cina, parliamo del tecnico Augusto Gentilini. Buongiorno Augusto. Buongiorno a tutti voi. E abbiamo il collega Roberto Valeri. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Allora, prima di parlare di Samp, io un attimino, perché domenica ci siamo salutati, abbiamo un attimino pur parlé, però Ant ti è stato vicino perché ho visto che hai fatto tante cose, hai preso dei riconoscimenti non indifferenti, quindi come lo puoi sintetizzare questo anno in Cina, che ho visto che dai piccoli sei passato ai più grandi, quindi vuol dire che le tue qualità come tecnico si sono evidenziate anche in Oriente. Ma intanto ti ringrazio sempre per la tua cortesia, spesso ci siamo anche sentiti telefonicamente, esatto. Quindi ti ringrazio per la tua attenzione soprattutto. Come lo giudico? Per me è un'esperienza straordinaria, al di là del discorso professionale calcio è proprio un'esperienza di vita, esatto. Perché come tu ben sai vivo in una accademia dove ci sono circa 500-600 ragazzi, e dalla mattina alla sera si vive in sintonia, certo. Gli allenamenti, c'è la scuola, si divide il ristorante dove si mangia, quindi vita comune. È un'esperienza straordinaria sotto ogni punto di vista per me. Grazie Augusto. Ah no, ecco, sì, va bene, un attimo lui, poi dopo ti risento a te per la Samp. Allora, dopo quattro sconfitte, quattro, diciamo, a me, io vedi, quello che un po' vado a puntualizzare, Roberto, che proprio nel momento in cui dovevamo emergere per dimostrare se sto terzo posto era casuale, ci è venuto a mancare mezza squadra, gli arbitri, però quello che io ho notato, e poi me l'ha anche sottolineato l'amico e mister Sebastiano Vecchiola, che tu conosci bene, che conoscendo Montero ha detto non è nella sua indole parlare sempre, ha detto prima guarda a casa sua, poi dopo l'arbitro è un discorso di, cioè non puoi sempre appellarti, però purtroppo anche Montero non è che quando si girava in panchina non c'era quelli del Vicenza, quelli del Padova e compagnia bella, quindi io penso che stia facendo un grande lavoro in virtù di quello che ha e lo abbiamo visto perché non siamo arrivati lì per caso. Dispiace che devi ripartire da zero, però non lo so, forse diamo fastidio a qualcuno, a qualcosa? Abbiamo fatto un po' come Icaro, no? Ci siamo avvicinati molto al sole e apparentemente ci siamo squagliati, però a mio avviso non ci siamo squagliati per colpe solo nostre, esatto. Perché in realtà ci possiamo mettere tutte le assenze, ci possiamo mettere determinate situazioni particolari come l'ingresso di un buon portiere che però magari era un portiere giovane col Vicenza e quindi ha pagato lo scotto che deve pagare all'esperienza, diventerà, no, poi ci sono dei, esatto, si diventerà, però ci sono dei giovani, ma adesso non perché voglio parlare di Donnarumma che a 16 anni è esploso, però ci sono dei giovani che già hanno quelle caratteristiche che fuori casa riescono già a giocare in un certo modo e tanti che sono un po' titubanti, poi abbiamo un pubblico che non è differente, sì, la sì. Prima cosa che sbagli te la fanno pesare. Ma noi un portiere che ha fatto una gran parata a Reggio e anche qualche altra parata in più ce l'abbiamo, esatto. Tutti diventeranno degli ottimi giocatori, i tempi di maturazione, come forse il mister potrebbe spiegare meglio di me, poi sono soggettivi, certo. Quindi ecco, diciamo che nel momento topico sono venute a mancare alcune cose, io faccio fatica, per carità Montero è un combattente, lo conosciamo da giocatore, io faccio fatica a non considerare quella manata del giocatore della Reggio Audace come significativa per non portare a casa almeno un punto, esatto. Quindi noi dovevamo vincerla e Montero ci ha spiazzato anche in questo caso in sala stampa perché si è dichiarato non contento della prestazione complessiva. Però in questo momento bisognava rilanciarsi, anche perché a proposito di fortuna e sfortuna, poi magari ne parliamo, incontreremo adesso la squadra più in forma del torneo, esatto. E questi tre punti servivano assolutamente almeno per riprendere un po' di fiducia, per rimanere agganciato al treno esatto. Dei playoff. Forse la San Benedettese non è stata costruita proprio per andare in Serie B, e secondo me è difficile costruire una squadra proprio per esatto. La promozione, però se prendi giocatori di esperienza, di categoria, ma già così a mio avviso vale più del nono posto.
Sono d'accordo con te, però io rimango sempre dell'avviso che dove siamo arrivati e damo fastidio, penso, a molte squadre nobili decadute che hanno speso begli euro, insomma, alla Sampdoria. Secondo me le evidenze ci sono. Negli errori arbitrali, però purtroppo non si possono provare. Esatto. Quindi vorrei tornare con Augusto, perché lui dopo tanto tempo, tu l'ultima volta che hai visto la Samp, che era lo scorso campionato, mi pare. Sì, dal vivo sì, ma anche lì dalla Cina, sai che seguo. Esatto. Internet e anche in TV riesco a collegarmi, qualche spezzone di gara l'avevo visto, per esempio la partita è stata fatta con la Vispesaro e altri spezzoni, però sinceramente era la prima volta che la rivedevo dal vivo. Che impressione hai avuto a caldo, visto che eri presente domenica a Riviera, anche perché diciamo che quest'anno forse rispetto agli anni precedenti Montero con il materiale che ha riesce a far giocare la squadra, le sue idee che è riuscita a inculcare sui giocatori. Sono rimasto piacevolmente sorpreso, ho visto una squadra molto ben organizzata, propositiva, sempre con l'intenzione di giocare in verticale, quindi ad attaccare lo spazio in avanti. Sì, per cercare, è una prerogativa di Montero che ha sempre detto. Cercare sempre il risultato, è una squadra che dove tutti quanti sanno cosa debbono fare e quando farlo. Esatto. E quindi sicuramente la mano dell'allenatore si vede, e soprattutto è una squadra che anche sotto il profilo fisico l'ho vista molto molto in palla, quindi direi ho avuto un'ottima impressione. Non conosco Montero, ma sicuramente ha delle idee importanti e sul campo si vede. È il suo verbo che ha portato dall'inizio. Per chiudere con Roberto, anche perché il presidente ha detto, perché domenica io non vado più in sala stampa per non mettermi in contrasto con altri colleghi, tu sai di chi parlo, e praticamente ha detto, ora prendiamo Magiste, ha fatto sta battuta, beh, la presidente ci si aspetta, perché dice prendere delle persone che stanno a casa perché non sono di primo livello, vai a spendere dei soldi, è come tu prendi una cosa perché è con lo sconto, però dopo e la metti nel cassetto, non la apri più. Allora aspettiamo il momento giusto, vediamo chi c'è, anche perché se punta veramente a fare sto salto di qualità che lui ha detto, voglio portare la squadra in B, mi metto in tasca quello che ho speso e poi eventualmente la passo al miglior offerente. Però domenica, e non solo domenica, siamo a Bolzano, poi andiamo a Salò, quindi questa con Rimini è stato quel, diciamo, quel palliativo che ci ha ridato quel po' di coraggio. Sì, rientrano dei giocatori, stanno rientrando, però non possiamo fare il campionato solo con quelli. Ma dunque, diciamo che Montero ha dato una sua mentalità, per cui a mio avviso sta comunque già facendo rendere la squadra in maniera maggiore di quella che magari potrebbe far rendere un normale allenatore, un attendista, un qualcuno che abbia una mentalità più, come posso dire, standardizzata. Certo. Lui nel... quando ha detto io preferisco morire, una delle sue famose frasi, che ormai ce n'è una a conferenza stampa, quando lui disse preferisco morire in prima fila, ecco, questo è il tipo di atteggiamento che molto probabilmente spiazza coloro i quali si aspettano magari fuori casa una San Benedettese un po' più attenta. Esatto. E che secondo me alla lunga ci può portare dei punti in più. Certo. Naturalmente io credo che il DS stia un attimo valutando quali possano essere le mosse a gennaio. Là, il fatto che però il presidente abbia detto prendiamo qualcuno, se cediamo qualcuno, bisogna anche vedere chi loro hanno in mente di cedere, perché tutto sommato quest'anno, oltre alla mentalità, oltre alla qualità media dei giocatori, a mio avviso c'è anche qualcosina in più come ricambio in panchina. Non so se ti ricordi che noi lo scorso anno avevamo il problema delle sostituzioni, no? Non sapevamo letteralmente come sopperire a determinate situazioni, no? E quest'anno secondo me la cosa è complessivamente migliorata, quindi paradossalmente è più pericoloso e delicato intervenire nel mercato di riparazione. Esatto, perché mi danno l'idea di essere affiatati nello spogliatoio. Sì, questo è diciamo, il verbo che ha inculcato Montero, però è normale che tanti ragazzi,
ho fatto prima l'esempio dei giovani portieri, anche se ci mettono la volontà e tutto, però è normale che di solito si vanno a far svernare in Serie D, che Augusto sa perché ha gestito il settore per tanti anni, per poi riportarli a casa, ma avendo già un bagaglio di esperienza. Sì, sì, sì. Dopo, quello dei portieri è davvero un discorso a parte, perché è un ruolo a parte da un certo punto di vista, anche se il calcio moderno lo integra sempre di più nel discorso. Io ti stoppo anche perché, a parte che ho altre persone da intervistare, sì, però una battuta che io ho lanciato, ma qualcuno ha detto sì, c'è ragione Di Giovà, ma io l'ho messa perché un po' che mi lega affettivamente a Stefano Visi, però sì, 47 anni, sta tirato come una scheggia, lei portieri, Ballotta ha giocato fino a 48, 50 anni, si sta a un certo punto, è tesserato, sta con noi, metti quello, non vai a comprare nessuno. Giustamente si dice a livello così goliardico, sì, sì, però se uno va ad analizzare, cioè Ballotta dopo la Lazio nel 2008 fino al 2014 ha giocato in dilettanti, sì, in Emilia Romagna, allora perché? Però vabbè, questo sono chiacchiere, no, che non portano, un portiere di riserva giovane l'abbiamo scoperto, esatto, peraltro, esatto, no? Esatto, comunque vabbè, io vi ringrazio sperando, grazie, che questa chiacchierata possa arrivare nei luoghi giusti. Una promessa che ho fatto domenica, la ribadisco pubblicamente, che prima che riparte per la Cina faremo un qualcosa di più ricco con altri amici, per avere anche per, oggi sta una chiacchierata breve, dopo ti vogliamo un po' più relazionante, lo sai che è un piacere per me, quindi grazie molto Augusto, volentieri, grazie Roberto, grazie a voi per l'ascolto, grazie a voi.